house molto corti, quindi un'ora, un'ora e mezza al massimo, a seconda, diciamo, di dove, della tipologia anche dell'appartamento, e soprattutto bibite e pasticcini via, perché poi non è una festa, ma le persone alla fine devono venire a vedere l'appartamento, comunque devono venire a vedere se si tratta di venditori, perché l'open house serve anche a quello, anzi, è una fonte d'acquisizione molto importante. Insomma, dovevano venire le persone a vedere l'open house. A noi agenti immobiliari fa anche comodo, perché immagino sia capitato anche a voi di fare appuntamenti con dei perditempo, no? Può succedere che tu magari fissiamo una visita su questo immobile e poi si scopre che il cliente è venuto a farsi una passeggiata. Con l'evento dell'open house sostanzialmente ci li buttiamo tutti dentro, cioè quindi il perditempo ci può essere utile, lo strumentalizziamo per fare presenza, quindi creiamo l'evento, vengono le persone, quindi magari tra 10 perditempo, 3 o 4 acquirenti seri li troviamo. Però quantomeno col minimo sforzo e col massimo rendimento riusciamo a focalizzarci sul risultato. Io lo chiamo Open Day perché a differenza dei colleghi, noi non facciamo, io non faccio open house, cioè i miei è un open day, cioè è un giorno anche per me, poi anche lì dipende dall'affluenza, ma principalmente io faccio, prendo appuntamenti ogni 20-30 minuti in una giornata. Io vado ad appuntamenti. Questa è stata una scelta dovuta al fatto.